Per Capanne d'aria, storie di gente, territorio, ambiente, ha preso avvio oggi Galea Spermontes, il ciclo di spettacoli teatrali interattivi nelle scuole di infanzia di Riva del Garda, tenuto dal duo composto dalla storica Maria Luisa Crosina e dall'attore comico Nicola Sordo. La prima è stata al giardino d'infanzia di Viale Roma. Lo spettacolo racconta ai bambini in modo divertente e interattivo, dove loro stessi sono chiamati a partecipare, la celebre impresa realizzata tra il dicembre 1438 e l'aprile 1439 dalla Repubblica di Venezia, la quale trasportò navi, galee e fregate dal mare Adriatico al lago di Garda, risalendo il fiume Adige e trasportando le navi via terra fino a Torbole. I bambini del giardino d'infanzia, indossando casacche da marinaio e dotati di remi di cartone, sono dunque stati i primi ad assistere e partecipare attivamente al nuovo spettacolo per insegnare la storia locale in modo coinvolgente. Ecco, siamo qui al giardino d'infanzia di Riva del Garda per dare inizio a questo progetto Galea Spermontes. È questo progetto che l'amministrazione ha voluto rivolgere e su questo coinvolgere appunto gli asili d'infanzia e le scuole materne del territorio. Hanno aderito tutte le scuole materne e il progetto è rivolto ai bambini più grandi, quindi diciamo ai grandi delle scuole, e rientra in quel progetto più ampio che si chiama Capanne d'aria, che è già, diciamo, ha avuto inizio con la festa dei nonni in occasione dei primi giorni di ottobre, perché abbiamo cercato di mettere insieme la memoria, la storia, la gente del territorio. L'idea era nata dal voler fare della festa dei nonni, che si svolgeva solitamente presso il circolo pensionati di Riva, fare qualcosa di diverso, di nuovo. Quindi abbiamo utilizzato una mostra molto bella di fotografie che c'è alla casa di riposo, alla PSP qua di Riva del Garda, che mette a confronto alcuni luoghi del nostro territorio, fotografati con delle fotografie del passato e fotografati l'anno scorso con la presenza di alcuni anziani della casa di riposo nello stesso posto. È una bellissima mostra, e questo a partire da questo, che è una mostra che è stata portata sia alla scuola, al circolo pensionati di Riva, che poi inaugurata al circolo pensionati del Rione. Per la prima volta i due circoli hanno lavorato insieme, e da questa idea è nata proprio la voglia di mettere insieme anche età diverse, i nonni con i loro nipoti, ma con i genitori che ovviamente, insomma, sono coinvolti e informati di questa cosa. E quindi qualcosa rivolta come dire, a dei contenuti di memoria, di storia, di attenzione al territorio. E le Capanne d'aria, che è il titolo generale di questo progetto, fa riferimento a questa interpretazione preventiva dell'aria, del lago, delle rive del lago, contrapponendo Riva ad Arco, che con i sanatori si rivolgeva già a delle malattie conclamate. Quindi anche dare un messaggio sulla salubrità del nostro territorio, che però va conosciuto da parte dei bambini, devono essere aiutati a conoscere, a sapere da dove viene quello che abbiamo, e soprattutto cercare di aiutarli a voler bene, ad amare, ad essere, a vivere sani in questo territorio. Quali sono i soggetti coinvolti in questo progetto? Beh, l'amministrazione, l'assessorato alle politiche sociali, ma l'amministrazione tutta, beh, tutte le scuole materne, e quindi un ringraziamento va sicuramente alle coordinatrici, alle insegnanti delle scuole, che hanno preparato, allestito tutto il materiale, come ha visto. E poi le due strutture nel progetto generale Capanne d'aria, i due circoli pensionati, con i presidenti e tutti i direttivi che hanno dato grande disponibilità, e la PSP Città di Riva, che ci ha dato il materiale della mostra. E quindi è stata una bella collaborazione, la dottoressa Crosina, il suo collaboratore Nicola Sordo, quindi è stato un bel lavoro a più mani, che ha dato
come abbiamo visto oggi all'inizio, un ottimo risultato. Questo al Giardino d'Infanzia di Riva è il primo appuntamento, quali saranno i prossimi? I prossimi saranno a seguire presso tutte le scuole materne della zona che, come ho già detto, hanno aderito con entusiasmo, hanno partecipato alle riunioni di preparazione e di organizzazione dell'evento e hanno veramente espresso entusiasmo e quindi a seguire si ripeterà l'evento presso di loro, presso le loro sedi.